Già negli anni 60 i dialetti sembravano destinati a scomparire, ma così per fortuna non è stato. Anzi, assistiamo a una loro riscoperta negli ambiti più diversi, anche grazie ai vocabolari dialettali. E parlando di dialetti, ci rendiamo subito conto che non c'è una sola toscana, ma ne esistono diverse, ognuna con il suo patrimonio di usanze e tradizioni. È su questa idea che si basa il nuovo libro Per la memoria, tradizioni e leggende vernacolari di Sergio Pardini e Alfredo Gori, presentato in questi giorni. Entrambi gli autori sono tra i più attivi studiosi di tradizioni popolari. Questo nuovo lavoro parte dal vernacolo della zona e la scelta delle voci è un viaggio nella memoria che nasce da una profonda conoscenza del mondo in cui gli autori sono cresciuti insieme ai contadini e alle massaie, un mondo di cui si conserva ancora viva non solo l'immagine, ma anche le amicizie, gli affetti e i ricordi. Questo libro è stato pubblicato da noi della Misericordia con lo scopo principale di tramandare le tradizioni, i ricordi, le curiosità legate al nostro paese di Stiava. Però ha una doppia funzione, perché grazie alla vendita di questo libro si sono raccolti anche soldini con cui sono state finanziate numerose attività sociali. Quelli che ormai se ne sono uniti e che un po'